Ciao amici di Cycle Inside, soprattutto appassionati di road e gravel. Eccoci in questo nuovo video dove parliamo nuovamente di Fazua e lo facciamo con chi? Con Marco Croce. Benvenuto Marco e grazie per la tua Sì, presenza. ciao Luigi e ciao a tutti. Marco, tu sei il gran visir del sistema Fazua. Beh, Allora, la domanda che ti faccio è: questa bellissima look, sì, questa mia bellissima look tua. con il sistema Fazua è del 2020, Sì. quindi agli albori, diciamo, del sistema Fazua. Albori, ma immagino che ci sono ancora delle bici che sono ancora antecedenti a questa, quindi Perché già dal quando è uscito il 2010, primo sistema? fine 2017, inizio 2018, ci sono state le prime bici presenti sul Perfetto, però mercato. la domanda è, che poi è il soggetto di questo video, il tema di questo Sì. video, che cosa posso fare per fare un upgrade a Sì. questo sistema? Fermo restando che di tutto quello che è la parte software, app, eccetera, ne abbiamo già parlato, quindi non stiamo a Sì. riparare, metteremo i link dove ne Sì. Esatto. abbiamo. Allora, primo suggerimento che mi dai e che dai a tutti gli appassionati che hanno questo sistema, che Sì, cosa devo fare? che penso Che cosa? siano ancora in tanti a trovarsi in una situazione del genere, veramente dove non si è cambiato nulla rispetto alle prime bici uscite sul mercato. La prima cosa da fare che si può cambiare è il meccanismo di chiusura. Quindi, se avete il meccanismo che si sgancia con il pulsante sul tubo obliquo, c'è la possibilità di fare un upgrade, di cambiarlo con il nuovo meccanismo. Quindi io ho quello pulsante, che Sì. cosa montiamo? Montiamo il nuovo meccanismo che ha una leva che si va a trovare una volta montato sotto al tubo È obliquo. perfettamente compatibile, non devo fare È nulla. perfettamente compatibile. Mi rivolgo a chi ha dei telai della Pinarello, prima versione, taglia 46,5 e 50. Purtroppo questo non è compatibile con quei telai. Siamo l'unico caso in cui non è compatibile. Quindi sulla look lo posso fare. Lo puoi fare, certo. Fantastico, fantastico. Dopo questo sistema, cioè dopo questo upgrade, scusa. Ah, ecco, Attenzione, giusto, mi rimane un buco certo, qua. Che perché qua mi succede? rimane un buco, quindi ho due possibilità, o posiziono una cover, un tappino di plastica che forniamo insieme al nuovo meccanismo di chiusura, oppure per chi vuole c'è la possibilità di mettere un telecomando, il telecomando FX integrato al telaio al posto del telecomando da manubrio, ma è giusto un'ipotesi, Ecco, ecco. personalmente mi sentirei di suggerire Di mettere il il tappo tappino. perché poi qua magari ci mettono le borse, soprattutto in Esatto. condizioni di bikepacking, non è Esatto. proprio Ok. comodissimo. Perfetto, questo è il primo upgrade. Secondo upgrade che possiamo fare, Secondo che cos'è? upgrade che si può fare, di sicuro su questa bici hai la batteria prima versione, che ce l'ho qua insieme a me, non stiamo lì a smontarla, è quella con i LED verdi, ok? Quindi c'è la possibilità di acquistare la nuova batteria che si chiama 250X, quella con i LED bianchi. Capacità della batteria è esattamente la Non cambia stessa, non nulla. cambia nulla. Quello che cambia è che questa batteria vi può permettere di accendere il sistema della bicicletta direttamente dal telecomando. Ah, Ok? interessante. Cosa Quindi, che non si può fare con questa batteria abbinata a questo infatti, io ogni telecomando. volta devo rimuovere, Ogni accendere. Dura volta, 8 ore, ogni giusto? 8 ore, Oddio, esatto, ogni, 8 ore. ricordate, ogni 8 ore, quindi se io sono nell'ambito delle 8 ore posso tranquillamente ogni volta, se il sistema si spegne, riaccenderlo dal A proposito telecomando. di batteria, Marco, mi sentirei di Sì. ricordare questa bellissima borsa perché, siccome la batteria è una batteria da 250, se devo fare Un più di giro, 1800 di esatto. millimetri di dislivello, questa qua la metto qua, Sì, oppure su una studiarla gravel sta quasi. bene anche là Anche qua, davanti. Sì, ci eventualmente, sono alcune che l'hanno perfetto, messa davanti. ottima idea anche questa. Fatto in collaborazione con Evoque, è una tenuta stagna, è della dimensione esatta della batteria, quindi vi permette di portare un'altra batteria e raddoppiare la vostra autonomia. Interessante. Allora, Terzo upgrade. terza upgrade è il telecomando, perché attenzione, potete acquistare la batteria nuova per poter, come detto, accendere il sistema sempre a partire dal telecomando, ma in questo caso bisogna sostituire anche il telecomando, perché la batteria nuova non comunica col telecomando, quello che vedete qua, la prima versione di telecomando da manubrio, che è il telecomando Remote B, non comunica con la nuova batteria. Quindi è necessario sostituire anche il telecomando.
Il telecomando, se avete un manubrio da strada da 31,8 come quello su questa bici, il telecomando da acquistare è questo qua, il telecomando RX, che è lungo in verticale, si posiziona in questo modo vicino alla potenza. Altrimenti, se avete una mountain bike, quindi col manubrio da 22, il telecomando da acquistare è quello che vedete qui, il BX, ok, molto piccolo, da posizionare sempre sul manubrio da 22. Ecco, ricordiamo Marco che sono entrambi touch, giusto? Mentre questo è ancora sono pressione. Sono entrambi touch, quindi non c'è nessun pulsante da premere, tranne quello centrale per accendere e spegnere i telecomandi. Il resto basta sfiorare la superficie alta e bassa del telecomando per cambiare le modalità. E la sensibilità touch, se ricordo bene, viene regolata attraverso il pannello di controllo collegando al computer. Sì, la sensibilità è possibile modificarla attraverso il nostro turbo. Ma quante ne so, Marco, grazie ai tuoi video precedenti, ragazzi, cioè, ormai fai non parte ambisco a diventare gran visir come te, però insomma qualcosina è parte della famiglia, l'ho imparata, insomma, certo. Ok, qualche altro suggerimento che vuoi dare? Allora, può capitare che abbiate delle biciclette come questa qui davanti a me, di alcuni costruttori, che ricordiamo è una Look e-Gravel E765, esatto, tutta in carbonio, sono molto orgoglioso, devo dire la verità. Usala un po', perché mi sembra un po' nuova qua. No, è usata, guarda, anche le gomme diverse, vedi, dietro quella dietro l'ho consumata. Allora sei un maniaco perché la pulirai ogni volta che ritorni a casa. Assolutamente, sono ecco. Super maniaco. Allora non ti faccio vedere la mia bici. Sì, ascolta, lui, ti spiego, alcune bici come questa che abbiamo qui davanti a noi, il costruttore non ha messo nessuna cover sul movimento centrale, quindi ci sono le prese e i connettori dietro al movimento centrale liberi. Esiste questa piccola cover in plastica che è possibile acquistare e posizionarla, protegge i due connettori dietro, ecco. Si attacca con le due clip direttamente alle due prese del movimento centrale. Ok, cos'altro possiamo, mi suggerisci di cosa, fare? Ecco, ci suggerisci, ricordatevi, c'è anche un stupendo video sempre che abbiamo già fatto. Un altro upgrade è il nuovo motore street o trail di Fazua. Vabbè, quindi... qui mi fai spendere un sacco di soldi, però insomma dai, sì, però, lo so che voi dovete vendere. Certo, sì, rispetto agli altri componenti qua siamo su un altro livello, però ha dei vantaggi considerevoli rispetto, ecco, a... Ma io che sono geloso della prima versione, tutti, sì, questi upgrade che hai fatto vedere, sì, che poi non sono tantissimi ma sono sostanziali, sono importanti, dove si possono acquistare, me li posso fare io, devo andare da un rivenditore? Il consiglio è quello di rivolgervi sempre a un vostro rivenditore di fiducia, o dove avete acquistato la bici, o da un rivenditore certificato Fazua. L'elenco completo lo trovate sul nostro sito internet fazua.com. Quindi non fai da te, non biker fai da te, lasciate fare non il biker, le cose agli esperti. Perfetto, Marco, grazie, come sempre sei stato molto utile con questi suggerimenti. Io andrò in un centro assistenza, ma io ho il gran visir, me li fa lui questi interventi. Grazie Marco. Grazie Luigi a te e al prossimo ispirato. Video. Ciao. Grazie, a ciao a tutti, ciao.